Per non dimenticare le vittime del nazifascismo, anche a Napoli sono state installate le pietre d'inciampo dell'artista tedesco Günter Demnig, già presenti in numerose città europee. Sono 9 sistemate nei pressi del civico 33 di Piazza Bovio, dedicate alla memoria di Iole Benedetti, Milena Modigliani, Amedeo, Aldo, Paolo ed Elda Procaccia, Loris e Luciana Pacifici e Sergio Oreste Molco, 3 famiglie della comunità ebraica che in quel palazzo vissero prima di essere deportate ad Auschwitz e assassinate dalla furia nazista. La cerimonia si è tenuta questa mattina alla presenza dell'assessora alla cultura e turismo Eleonora De Maio, con l'artista, il sostenitore della proposta Alfredo Cafasso Vitale e l'associazione Partigiani d'Italia presieduta da Vincenzo Amoretti. Assente dopo le polemiche dei giorni scorsi, la comunità ebraica napoletana che con il giornalista Nico Pirozzi ha contribuito all'organizzazione dell'iniziativa. Io penso che è stata sbagliata questa posizione della comunità ebraica di Napoli, perché noi abbiamo sempre avuto un'attenzione particolare, anche perché io che sono un partigiano delle quattro giornate, noi con le quattro giornate abbiamo salvato dalla deportazione la comunità ebraica di Napoli. L'artista Günter Demnig in realtà comincia il suo percorso in giro per l'Italia apponendo le pietre d'inciampo in tutti i luoghi della memoria, in tutti i luoghi caratterizzati dalla barbarie, dalle stragi nazifasciste proprio da Napoli questa mattina, e poi risalirà lentamente la penisola. Sono tanti i piccoli paesi, le cittadine, le grandi città dove queste pietre verranno apposte. Sono un monito, sono un segno visibile, tangibile nella città che serve ad esercitare una memoria collettiva in questa fase storica particolarmente importante.